Ora, dopo parliamo della notizia del fondo arabo perché ci stanno tante cose nuove che non grazie Besar, che non abbiamo detto ieri sera e abbiamo fatto già i complimenti a Giulia e abbiamo visto anche la reaction di Daje Ale che da stasera in live annuncerà Haaland al Milan e forse L'ha Ronaldinho alla sofferta la Juventus. notiziale. No, ragazzi, sono morto ieri sera. Ale, noi ci siamo collegati sul canale tuo proprio quando stavi a te. No, Ha ma poi. cominciato a te, ma a Leonardi proprio stasera No, però ce se l'ho. vuoi dire, scusami una cosa, ma io dovrebbero essere contento, dovrebbe essere contento Daiale, lo vedo distrutto Ma invece. no, ma lui è l'ufficio stampa della No! società. No, ma guarda, io e Stefano non so quanto che ne parliamo di queste cose. Allora, all'interno della Roma, se parli anche con i dipendenti di Trigoria, da mo' che circola sta voce che a Roma sembra che sia in vendita, anche perché hanno tagliato il 50% quasi del personale. Però poi parli con i vertici societari sia in privato che in pubblico smentiscono categoricamente che la Roma sia in vendita. I Fracchi non vogliono vendere, questa è notizia. Sì, Poi vabbè, credo che passa per i dirigenti, cioè questa è però una non cosa voglio diversa, partire dai. dalla Roma, però non voglio partire dalla Roma, ci arriviamo fra un po', voglio partire dal Milan, Dall'Inter, perché credo che domani, caro Cohen, se toglie il telefono da davanti alla telecamera, credo che sia anche no, una brutta. stavo guardando una cosa per lei, Faina. Va bene, me la No, ma tolgo, tanto, dopo, vado oh, avanti così, Cohen, Faina può passare live così perché, no, continui, lui vado avanti pensa così, di essere furbo, no? Ancora. Faina pensa di essere furbo, pensa che se si mette gli occhiali e sta così, ok, nessuno se rende conto che sta al telefono. Ce ne rendiamo Guarda, adesso conto sta che passi leggendo. la live Guarda al che sta telefono, leggendo. No, no, cretino. Non perché Chirico, è no, non posso far vedere la chat. Chirico mi ha detto: Sciscione mi ha mandato Pornhub. che. Vabbè, ma una vergogna, Sciscione. Ma lei ancora Sciscione, fa guarda, sei scusa, pippe a 50 ma ha scritto anni? questo. Mi ha detto: Sciscione mi ha mandato Pornhub. E ride Era il una burla, coglionazzo. era Ride il una coglionazzo. burla. Giochi di Ma che ponte, giochi categoria? di Che ponte. Lo categoria? scherzo, Non per sei favore, italiano. per favore, per Certo, vale, favore. Dio Io apprezzo prendo molto le Curvi. cose Anche tu, sapienti. Cohen? Ale, Curvi, Curvi Per BBB, favore, ciao. per favore, Ah, per ma non sei un favore. cucoldo tu? Per favore, Ah, per favore. sì. Quello è. Sì, magari sopra non tanto, però sotto. Allora, Ok. perché caro Cohen, domani dovrebbe essere il Morata Day, da quello Ma che dicono in tanti, no? visite mediche dovrebbero farle domani, da come dice anche il collega Moretto, Faina. Gelato? Ma porti rispetto, Moretto, insomma, Salutiamo no, Moretto. domani dovrebbe Ciao fare le Matteo. visite mediche e sai che avevi ragione su Fulcrug, mi sa, eh? Ah, No, nel perché? senso che è reale l'interesse del Milan, come diceva Faina ieri. Allora sì, ti voglio aggiungere un paio di robe. Mi dicono però, caro Cohen, che sarebbe più apprezzato Tammy Abraham. Poi io non so se è vera o Però no. c'è un problema su Abram. Il problema di Abram è la valutazione che ne fa la Roma, Grazie, perché Tonico. la Roma ha una valutazione molto alta del giocatore 20? rispetto 20? a quello che vorrebbe pagarlo il Milan. 20? No, 25. la Roma è sui 30. La Roma è sui 30. La Roma sì. 25. 25-30, sì. Mi sembra eccessivo, eh. Però a me sta roba mi arriva vicino all'allenatore, quindi mi dicono che a Fonseca piacerebbe molto di più avere Tammy Abraham e che lui vorrebbe iniziare la stagione con 3 punte. Quindi dopo Morata il Milan si getterà prima su Fofanà. Però Sì. ieri non mi Allora, sembra aspetta, un'idea, allora, non è vero, fatemi parlare di mercato perché perché non è una so palla di pure che calcio, Chirico. non è Grazie, vero, Davide. è vero, no, glielo paghiamo, So pure che sì, Chirico è un oggi c'ha reato tante pagarle, notizie. Silenzio! è un reato anche pagarle, cioè, anche se non Porca accettano i soldi è un troia! Da reato. Restiamo io e lei, domani cos'è? faccio live da solo! Ecco, No, questo. restiamo Comincia io e lei, da cos'è? oggi! Comincia da oggi, bastardo! Che matto? Che cazzo ha fatto questo? È impazzito Ale. Ma che pazzo! Era una gag, Ale, era un gioco de ponte, una burla! Ma cosa ne so, Niente di siamo serio, venuti a strillati, come ne un so. po' sei nervosito Era, A me non ti sta ad ascoltare sti nessuno. romani si imbufaliscono! Comunque, Ma Giordano non c'è, il Giordano tarocchiato lì. domani, Ma oggi, lascialo no, lì, domani perché oggi è Giordano. l'amichevole del Napoli!
Ma come, capito, l'amichevole Kingo? Del Napoli, cioè, l'amichevole del Napoli oggi deve andare. L'amichevole del Napoli. L'amichevole, sì, quella lì, quella roba lì. Solo io vedo Kingo bloccato. Sì, Kingo è bloccato. È la solita roba dell'altra volta. E quando lo metti grande funziona, se lo metti piccolo no. Ma è impossibile, è impossibile. Vabbè, prego Faina. Allora, dicevo che il Milan, fonte vicina all'allenatore, mi dicono, grazie Marco, che a Fonseca piacerebbe più avere Abraham che Fulkrug. Però alla dirigenza mi risulta il contrario, cioè gli piacerebbe più prendere Fulkrug che Abraham. È una situazione chiaramente questa in divenire, però il Milan, dopo che avrà concluso insomma Morata, mi dicono anche che ci sarà un annuncio particolare per il giocatore, poi non so che annuncio, non so se un video o qualcosa di diverso dal normale, però ci sarà un grande annuncio per Alvaro Morata, che ieri è stato mattatore della festa, della Spagna in piazza, credo Madrid, forse, se non sbaglio. Grazie Enge. No, secondo te, dimmi. No, non lo so, credo a Madrid, non so. Ma Morata ha festeggiato talmente tanto perché è l'ultima coppa che sa che vincerà. E questo è un dissing ai milanisti, scusa. E ecco perché si è scatenato così. Ma quello che dice Dagliale ci scivola proprio. Ale, veramente, si è scatenato così. Il giorno che io prenderò questo tipo di ironia da un romanista, quando mi ricapita il giorno che io prenderò questo tipo di questo tipo di ironia da un romanista è il giorno che smetto di seguire il calcio. Cioè, tu sei proprio a un livello troppo inferiore rispetto a me per parlare in questo modo nei miei confronti. Un controllo, sarà pure l'ultima coppa. Possiamo verificare se ha vinto più Morata o la Roma nella storia? Credo abbia vinto più Morata, sono abbastanza sicuro. Adesso faccio un piccolo check. Sono abbastanza d'accordo. No, dicevo, la cosa che mi dispiace, Cohen, è la valutazione di Fonseca. Cioè, non capisco perché Fonseca preferisca Abraham a Fulkrug. Proprio per il discorso che facevo ieri, no? Per la completezza di... Ecco perché lo preferisco. No, non lo so. Per la completezza di riparto, Fulkrug completa di più. È un giocatore che ti dà un'alternativa. Fulkrug, secondo me, è quell'attaccante, come dicevamo ieri, l'attaccante vecchio stile, quello che sta in area, che ti piglia la palla di testa, eccetera. Secondo me, Fonseca vuole un gioco più coriaceo, come si dice, dove l'attaccante va a collegare i reparti, che fa il collante fra i reparti, attacca la profondità. Però quello che dico, allora, non è quel tipo di attaccante. Segui il flow, Cohen, poi magari è una cazzata, però segui il flow. Allora, volendo, per far quel tipo di ruolo con quell'interpretazione, ok, hai, seppur con caratteristiche diverse perché è più scarso nella protezione della palla, però hai Okafor, ok, che volendo, se proprio hai bisogno, perché Morata si rompe, di un giocatore con quelle caratteristiche, hai Okafor. Fulkrug invece ti dà delle caratteristiche diverse, che Rosa Jovic, non hai. Cioè, lo so che è più scarso, però Jovic ha le caratteristiche di quello di Aria. Oddio. È più scarso, sicuramente. Fammi andare avanti sul Milan, però. Poi facciamo un commento, chiediamo a tutti. Vi aggiungo anche che il Milan, e questa credo sia un'esclusiva, non l'ho sentita in giro, avrebbe trovato già l'accordo di massima sia con Abraham sia con Fulkrug. Cioè, coi giocatori mi dicono che non ci sarebbe nessun tipo di problema. I giocatori, chiaramente. Grazie Paolo. Aspetta, finisco. Però quello che ho detto io. Sì, aspetta, finisco Ale, poi la commentiamo. Quindi, a me dicono da fonte molto attendibile che il Milan ha l'accordo sia con Abraham che con Fulkrug. È chiaro che non prenderà tutti e due, si trovano prima delle intese. Sono d'accordo come con Zirze, c'è l'accordo. Come te con Calafiori, che cazzo d'accordo. Vuoi? Sì, infatti Calafiori, come te con Cop Miners, che cazzo Calafiori vuoi? Non ha ancora firmato, no, Farbullo fa. L'Arsenal non dà 50 milioni, quindi Calafiori è Maldive. Si sponga, che vada dove vada. Io dico che l'Arsenal non vuole dare 50 milioni al Bologna. Gli ha già detto la parte fissa non può essere 50, al massimo è 40 e ci mettiamo i bonus. Quindi neanche il Bologna, neanche l'Arsenal, che ha tanti soldi, glieli vuole dare al Bologna. Punto. Poi, per quindi quanto riguarda, non va la Juve. Al momento non va la Juve, perché il Bologna non vuol trattare con la Juve. Greenwood, per il Milan, forse... Greenwood ha un passo dal Marsiglia. Colucci è d'accordo con questo di Fulkrug. A Colucci piacerebbe Fulkrug al Milan, cioè piacerebbe, secondo lui è un giocatore di Lazio. Che voi avete gli accordi con lui, avete preso un giocatore di 31 anni
avete preso. Questo è il vostro progetto futuro. Ma che vuol dire? Ma è il centravanti di 31 anni, Morata, che ormai fa il centravanti di raccordo. Allora, ma il fatto... No, no, aspetta un attimo, Sciscione, perché quando... Una carriera vabbè, finita. Che Chirico, se questo... se mettiamo pure a criticare Morata è finita, però... Io capisco che il secondo posto di Sartrano è messo in pericolo da Morata. No, ma quando sto stronzo parla di Milan, quando sto stronzo parla di Milan, fai rispondere. La Juventus stava bene. È cosa diversa, non è il giocatore 29 in anni, ma è la strategia del Milan che, è che non esiste, che ha rincorso per un mese e mezzo, quello sì, e poi si è contentato. Va bene, ok, ma non mi interessa, Sciscione, però mi fai parlare, mi fai rispondere a Chirico, visto Morata che parla di progetto scanzo. Milan, fammi però rispondere a Chirico Morata un attimo, è il piano B, e va bene, sì, le cazzate di Sciscione, ok, se non lo diciamo Chirico, forse anche il piano C, tu non capisci, Chirico, tu non capisci che il Milan, ok, spiegamelo tu, no no, te lo devo spiegare, perché purtroppo sei ignorante sul Milan, dato che per te il mondo è bianco-nero, tutto ciò che non è Juve bravo, non esiste, Colucci. Per tu non guardi le partite che non siano della Juve, non guardi le società che non siano la Juve, no, non tutto, guardi il mercato invece. Che non sia la Juve, infatti no, sei sempre tutto. Stato chiamato da giornalista a fare l'opinionista della Juve e mai l'opinionista generale. No, aspetta, fammi rispondere. Fammi che rispondere. Ti si tocca il Milan e immediatamente tu e Coe non c'è nessun questo problema è vero. Per me quando si questo tocca è vero. Il Milan è Chirico. Che non si può discutere no, con ti loro due appena tocchi il Milan ma no, ma ti spiego no, Marcello, il problema è che con te se uno non la pensa come te ha per forza torto, fammi rispondere su una cosa tecnica, però io la penso esattamente come Augusto, guarda un po', Chirico, tu hai visto gli altri nomi che sta trattando il Milan? Cosa. Tu hai detto che Morata a 31 anni è finito. Chirico, tu hai visto... È un giocatore in decadenza. Marco Diaz, Cohen, fammi un attimo parlare. Tu hai visto gli altri giocatori che sta trattando il Milan per gli altri ruoli? Fofana quanti anni ha? Pavlovic quanti anni ha? Sì, ma chiudili. Sono due ragazzi giovani. Il Milan negli altri ruoli sta puntando a due ragazzi giovani. Aspetta. E siamo al 16 e va bene, luglio. Adesso vediamo se li prenderà. Però sta puntando a dei ragazzi giovani. Perché il Milan non si fa problemi a prendere una punta con una certa età? Per una roba perché che ti ho spiegato. Solo lui, che non l'hai preso. No, per una perché roba che ti sto spiegando mille volte. Perché il Milan sulla punta confida in Camarda, quindi se può trovare delle soluzioni di sistema in questo momento di giocatori che tieni per 2-3 anni in attesa di Camarda, però lo fai. Però Enerix è un rischio. E se per voi è una cazzata, sì, vuol dire che non capite il Milan. È un rischio. Non è una cazzata, è un rischio. Aspetta. Se Morata è preso per far sì che poi si aspetti Camarda, che hanno per da fare, me, che, scusami, per me è un rischio enorme, ragazzi. Ma, scusate, ma che sia un rischio, scusate. Sì, ma è questo, ragazzi, il progetto. In ma testa, è questo il progetto. 13 luglio, se l'attaccante non lo prendi, prendi uno che è usato perché è no, ma aspetta, esperienza. Il Milan viene dagli ultimi 4 anni, dove l'età della punta era 39, 38, 36. Sì, avevate detto che era sceso a 31. Ma Luca non era quello, non era ma quello non l'obiettivo. Si può pensare, ma ragazzi, ma voi veramente pensate che uno a 31 anni è a fine carriera? Ma siamo no, messi no, così. Io non dico questo, ma sei partito da Zirze, ma non hai mai avuto da Zirze, tu non puoi fare il concetto per Morata, prendili poi Zirze, scusa, tu parti da Zirze, ma tu non lo vai a dire, se tu da parti da Zirze tu punti a prendere un centravanti di un'età benissimo, molto più giovane, saltato Zirze, se non hanno altri giovani al 16 di al 16 di luglio non ha intavolato altre trattative, prendi uno, ma perché che non sai ci sono che ti allora chi sono gli altri giovani se mi trovate voi gli altri giovani vi do ragione, chi sono? Ma giovani di che, scusa Luca? No, perché dice se partito da Zirze, Sesco, un'alternativa Sesco. Costa. Ho capito, fratello, Ser Milan, ma quando cazzo aspetta? Ma che cazzo dici? Ma che dici? Ma che cosa stai dicendo? Ma vendi Bennacer, faccio un esempio, a 30, l'altri 30 ci metti nel mercato che farei Faina, non stavo nel mercato che farei. Ci metti te e prendi Sesco. L'unico che c'era era Jonathan David, ma evidentemente il Milan preferisce Morata a Jonathan David. No, perché costa troppo. No, perché non è vero, David non costa troppo. Tanto Jonathan Guarda, David. Ti dico un'altra cosa, non costa qua, tanto. Mettiti qua. Che cazzo vuoi? Allora, grazie, ti dico un'altra cosa. Pavlovic, che tu hai citato, Fofana. Allora, Pavlovic, chiedono una cifra.
tu ne vuoi dare 10-15 in meno. No, Fofana il Monaco, grazie, chiede una cifra, tu chiedi, per Fofana sei disposto a spendere 10 di meno. Ma scusa, ma che trattative sono queste? Tu non vuoi spendere. Tu vuoi giovani nella tua testa, ma non vuoi spendere. Stai cercando di spendere meno. Poi se non si riuscirà a spendere meno... No, non spendere meno. Tu non vuoi... Cioè, quelli ti dicono una cifra, tu dici 10 volte meno. Cioè, tu dici... Ma tu l'hai visto... Uno vuole 30, io sono a 20. Ma Marcello... Esatto, Marcello, su Quenze chiedevano 35 milioni. Ok. Il Milan alla fine ha chiuso più 20 più 8 di bonus, una roba del genere, 22 più 8 di bonus. Semplicemente tu in questo momento stai provando a tirare la corda, ma se poi non riesci il giocatore lo prendi, già, perché ne hai bisogno. Hai già tirato... No, no, perché ti ha già dimostrato che con Zirza hai tirato... Ma con Zirza sono le commissioni, che sono un'altra cosa. Grazie, con Zirza sono le commissioni, che sono un'altra cosa. Il Milan, i soldi alle società, se alla fine li deve dare, li dà. Con Zirza sono un'altra cosa, perché i soldi agli agenti, infatti, il Milan non li darà mai. 15 milioni agli agenti, il Milan non li darà mai. Ma infatti non li dà neanche alle società, perché Pavlovic è una settimana, due, che ne stiamo parlando, non l'hai ancora chiuso, perché ci sono 5-7 cifre. Con Pavlovic ci sono 5-7 milioni di differenza. Io quello che mi rendo conto è che con questi fondi, e se ne renderà conto anche l'Inter, o se ne sta già rendendo conto anche l'Inter, che questi fondi non hanno voglia di sperperare i soldi. Cioè, puntano un giocatore e dicono, vabbè, possiamo spendere... Grazie, Angelo. Possiamo spendere, allora la spendiamo. Chiedono di più, via, andiamo su, Morata, 13 milioni, ma questo vabbè, è chiaro anche milioni. A noi, lo sappiamo benissimo. Appunto, allora se vi è chiaro non contestate quando uno vi dice, guardate che voi fate un'altra cosa, ma il tuo esordio è stato fate un altro, tu hai detto, prendi Morata, un progetto senza senso, c'ha 31 anni, è finito, ma che cazzo dici? Morata è un giocatore, in declino. Io l'ho visto alla Juve, scusate, chiedo scusa, hanno detto dedicami una leccata di cucchiaio che dono 5 sub, prego. Ma chi è, ragazzi? Davix! Vada! Da cicciolina cicciolassa una... Sul Milan concludo e vi dico che per Pavlovic e per Fofana balla qualche milioncino. Su questo Ghigo ci aveva ragione. Dalle parti però De Milanello pensano che sia più facile, passatemi il termine, in questo momento arrivare a Fofana piuttosto che a Pavlovic. Non che non ci possano arrivare su Pavlovic, però credono di riuscire a colmare la distanza. Questo è un ragionamento logico, Faina, semplicemente perché Fofana scade l'anno prossimo e Paolo dice... Scusa, Chirico che fa questi show, no, io dico, le trattative sono fatte da... Scusa, questi show. Ma diglielo, fai parlare, parli. Interrompe sempre, poi dice che lo interrompe. Lo interrompe sempre, non ti fa parlare. Vai a fare in culo, vai. No! Chirico. Prego, vada ora, Coin, vada ora. Stavo dicendo, no, è perché vorrei che sentisse, però se interrompe, no. E lui dice, no, perché il Milan fa le trattative, c'è la distanza, dice, ma le trattative sono queste, cioè c'è una richiesta, il senso di una trattativa, e poi si cerca di venirsi incontro, come Cop Miners con l'Atalanta che lo trattano da 3 mesi, è la stessa situazione, le trattative sono queste. Cosa c'è di strano nel fare trattative? Se no, paghiamo tutte le clausole e chiudiamo il calciomercato. Sembra abbastanza logico. Silenzio tombale, direi. Da parte di Marcello Chirico, che è morto Chirico. Dicevo, prego, Daiale, voleva dire qualcosa? No, io dico, a me non convince tanto quello che sta facendo il Milan, nel senso, non vedo progettualità. Ecco, non è come si dirà vedi che c'è una dirà, pensa come me, pensa si dirà un po' a campà, come sull'allenatore, come sul centravanti che doveva essere il colpo del mercato, e si prende un giocatore che, io ve lo dico, Morata è un giocatore che si conosce bene, per un Milan che vuole proprio vincere lo scudetto, vuole fare una grande Champions, Morata doveva essere il vice del titolare. Mi spieghi quando hai mai sentito dire la proprietà che vuole vincere lo scudetto? Che vuole vincere lo scudetto? Dove l'hai mai sentito? Ma io credo che al Milan non te lo devono dire. Io voglio sapere dove l'hai mai sentito. Alla Roma te lo possono dire. Al Milan non te lo devono dire. Al Milan è
normale che ogni anno deve lottare per una vecchia idea. Interiorizzate che il Milan quest'anno deve provare a vincere, ma non è obbligatorio, non gli interessa. Ma poi è arrivato il secondo, che va a fare quest'anno? Ma non gli interessa, questo è il pensiero nostro dei tifosi, ma alla proprietà interessa. Se capita bene, se non capita, l'importante è che rimane in Europa. Prendete atto che questo comunque, è. Comunque questo prendete atto. E allora cominciamo a criticare qua, E l'abbiamo fatto. Siamo qua in sette, ma guarda caso, Mulla, Augusto. Non ho ancora sentito Asso che alle prese col suo yoga. Stolen Dog, tre persone che vi stanno dicendo quello che vi ha detto anche qui il quarto. Siamo in quattro che la pensiamo tutti nella stessa maniera. Guarda caso. Perché siete attaccati al vecchio Milan, a Berlusconi, non c'è più, è finita. Non è più quel Milan lì. Diamoci conto, questo Milan qua probabilmente gli affari sul calciomercato non li sa fare molto bene. Non perché spenderanno mai, mettetevelo in testa. Però Coin, scusami, perché adesso leggevo un messaggio del buon Colucci, ne parlavamo anche ieri sera. Ma ragazzi, il Milan deve puntare allo scudetto. Cioè, la società Milan non può iniziare il campionato e dire puntiamo al terzo posto, secondo me, quarto posto. Luca, ma che cazzo è? Ma io sono d'accordo con te. Ma non è più la Panterera, caro Goen, che giocavi Gobacca, Montolivo, Antonini, eccetera, eccetera. Ragazzi, io vado. Ciao, grazie. Adesso hai dei campioni a livello mondiale. Io sono Magnan, Leao, Teo Hernandez, ma anche Loftus-Cheek, Pulisic. E che mi dici, ma il Milan non deve vincere lo scudetto? Ma state fuori di testa? Io non mi far urlare che non posso urlare, non te lo dico io. Il pensiero della proprietà è arrivare tra le prime quattro. Ed è sbagliato, fratello. Ma non solo, ed è sbagliato, fratello. Io su questo non sono d'accordo con Coin. Secondo me il Milan l'anno prossimo parte per vincere lo scudetto. Ciao, D'Andre. Per me il Milan l'anno prossimo parte per vincere lo scudetto. Oh, vedi? Bravo. Gruppo squadra forse, ma la proprietà non interessa. Ma chi è la proprietà? Cardinale Ibra è la proprietà. Ibra fa parte della proprietà. È un uomo della proprietà. A Ibra interessa vincere lo scudetto. Io fossi un tifoso del Milan, sarei molto deluso del mercato attuale del Milan. Ma di cosa? Ma perché dovrei essere deluso? Il Milan ha bisogno di quattro acquisti. Uno l'ha fatto, ne mancano tre. Basta, quello serve al Milan. Me l'ha detto persino Luciano Moggi, che è ancora nel giro. Vabbè, andiamo avanti, dai. Vabbè, prego Chirico, andiamo sulla Juventus, caro Chirico. Si avvicina inesorabilmente la sua data per Cop Miners. Prego, col mercato della Juve, poi aggiungo qualcosina io. Prego. Allora, da dove vuole cominciare? Da dove vuole, caro? Allora, io nei giorni scorsi ho saputo una cosa che ho già, di cui ho già parlato in TV, adesso ne parlo con voi. Thiago Motta, in questi primi giorni di Juventus, di Continassa, tutto bello, tutto fantastico, tutto eccezionale, però gli ha tirato un po' le orecchie, che gli ha detto sì, però Calafiori e Zirze te l'avevo chiesti e non me li hai portati. L'altro gli ha risposto, vabbè, ma il Bologna, hai sentito che cifre voleva? Che a noi ci ha anche chiuso la porta in faccia. Sì, ma tu avevi l'ok, giusto per tornare sulle cose che diceva anche Buciano Sculetti qua sotto, Enerix, non è inutile che lo sputati il cade in basso, lo diceva prima, Calafiori, appunto, Thiago Motta è andato a dire a Giuntoli, ma avevi l'ok del giocatore, tu dovevi lavorare sull'ok del giocatore, il giocatore ti aveva dato questo assenso, tu dovevi spingere su questo, giocare su questo, magari alzavi la posta, ma poi avevi l'ok del giocatore che ti diceva vengo solo alla Juventus, purtroppo non l'hai giocata, l'altro gli ha detto vabbè, però gli altri hanno alzato il prezzo a tal punto, poi alla fine non hanno voluto più trattare, mi hanno chiuso la porta in faccia, non ho voluto più fare niente, e allora si è chiusa sta storia. Questa è la prima cosa. Poi vi dico anche, per quanto riguarda Comenes arriverà alla Juventus, che la Juventus non ha altri obiettivi in questo momento se non primario Cop Miners. Poi è vero, come dice Luca Cohen e come dice Buciano qua, ma è la stessa cosa, anche loro sì, ma
Il problema è che la Juventus non ha una porta in faccia all'Atalanta, sta provando a trattare, sta cercando... Scusi, comunque... Chirico, ma lei sta già tornando sui suoi passi? Lei ci ha dato una data, Chirico, scusi. Infatti io mi auguro che entro il 22, quando io partirò per le vacanze... dove va in vacanza? La maglia che è stata presentata oggi. Dove va in vacanza, Chirico? A Noli. Dove? A Noli. In Liguria. Che cos'è? In Liguria. Che cos'è? Vabbè, Chirico, ma prenda un aereo, che cazzo? Prendetevi vicino a casa. Ma voi andate a fare sti viaggi oltre oceano? A me piace stare lì. Vabbè, perché è anziano, non può prendere aereo. Uno dei borghi più belli d'Italia. Voi Chirico, Todibo, Sancho, Cop Miners, prego! Sancho. Le vendite, le uscite, Kostic, Milik, Szczęsny, vada Chirico, non si fermi! Invece io vi do un'altra novità su Chiesa. Visto che vi è così almeno dai e alle drizza le antenne, visto che la cara Roma di dai e alle di Asso non caccia i soldi, visto che non ci sono acquirenti anche fuori Italia, cioè il Bayern non c'è, il Liverpool non c'è. C'è forse il Newcastle, ma il Newcastle non interessa a Fali Ramadani e a Chiesa. Stanno riconsiderando di accettare la proposta di rinnovo ponte della Juve. Stanno, cioè? Che la Juve aveva proposto un rinnovo ponte, l'ho detto, no? Per cercare di valutare il giocatore ancora per un anno, così estendi ancora di un anno in più il contratto e non ti va a zero quest'anno a gennaio, no? E l'avevano proposto di salire il contratto da 4,5 a 5, cioè giusto per migliorargli un attimo, se non addirittura riconfermargli, fare questo contratto ponte. Fali Ramadani e Chiesa l'avevano respinto questa cosa, dicendo ma tanto noi abbiamo gli acquirenti. Ha fatto il giro delle sette chiese, l'hai documentato anche te, Damiano, tutti con Ramadani. Hai detto, no? La Roma, il Napoli, tutto quello che hai tirato in ballo. Ma alla fine di concreto c'è niente, no? Non c'è niente di concreto, queste squadre non riescono nemmeno a dare quello che vuole Chiesa, non è tanto soddisfare la Juve, perché la Juve a questo punto si è già quasi, come dire, ha capito che più di 25 non ne può prendere, benissimo, datemi 25. Ma non quindi vendono su lei? Il problema, su lei parliamo dopo, il problema vero è che Fali Ramadani vuole 7 milioni per Chiesa e la Roma non li ha. Il Liverpool non li vuole. No, non è che non li ha la Roma. Ma non li ha, fa bene. Diventa un discorso, non è che non ce l'ha. Ma non glieli dà, fa bene. Non glieli dà e Chiesa non ce l'ha. Gli ha dato 7 milioni a Chiesa. Ma non glieli dà. Ha fatto 7 un crociato, 7 milioni di euro. Non è fanno, te l'hai detto sempre, detto non mi hai ma mai 7 milioni, perché gli hai dato 7 milioni? Non mi hai mai creduto, tu a me non mi hai mai creduto. Grazie Davide. Non no, mi hai mai creduto, io ti ho sempre detto, se tu non gli dai 7 milioni, Chiesa non viene, ma il primo a non fartelo venire è Fali Ramadani. Allora adesso, siccome sono resi conto che anche gli amichetti vostri di Roma non c'hanno la pecunia, non ci questo sa. È un attacco alla società, risponda da uomo della società. Ma la Roma, i soldi ce li ha, ma non li vuole più buttare come ha fatto in passato, perché ne abbiamo buttati tanti, e 7 milioni per Chiesa è una valutazione senza senso. Una valutazione, sono i soldi che chiede la Juventus, non è una valutazione, una valutazione sul cartellino, qui è quello che chiede Chiesa per lui, è una valutazione senza senso. La valutazione è il cartellino, la Juve ti dice va bene, no, il cartellino è giusto, il cartellino è giusto, ma lui che vuole 7 milioni è senza senso, è troppo. Senso, siccome non glieli dà nessuno, a questo punto lui sta dicendo beh, facciamo una retromarcia, accettiamo questo contratto ponte, e lo stanno rivalutando, perché può anche darsi che Chiesa a questo punto resti alla Juve e firmi però il contratto ponte, perché sennò la Juve gli dice se non firmi il contratto te ne vai, Poi mi chiedevate di Sulè parte sicuro. Grazie Silve. Sicuro. Quindi se il signor Daje Alle riesce a convincere i Fredkin a tirare fuori i 30 più bonus che la Juve chiede, quindi arriviamo sui 35. 25 di bonus.
Allora scordati pure Sulè, perché Sulè c'ha delle offerte dalla Premier che alla Juve allettano di più. Poi tu mi dirai, ma Sulè è amico di Dybala, vuol venire, è già visto come è funzionato. Guarda che fine sentiamo, clippate. Padre, oppure segnate il Premier, ve l'avevo scritto. Attenzione, prego, momento ufficio stampa della Roma, prego. Importante. Fine settimana ci sarà un'accelerazione su Sulè molto importante. Quindi è fatta. Aina, posso fare una domanda? Prego, Goen, vada. Ma che cazzo è Coccio d'Ovo? Ma come sta così prevenuto sulla Roma? Scusi, chi è Coccio d'Ovo? Perdoni. Perché sul Milano no. Come Coccio d'Ovo, scusi. Ma che sta a fare? L'imitazione di Asso, Chico? Ma cosa vattene? Ma come vattene a fanculo a Chico, scusi? Ma te credo, sta sempre prevenuto sulla Roma. Sembra che se erano 40, fino a 10 giorni fa erano 40, mo se ne vanno 25. Se passano 40 erano due mesi fa, erano due mesi fa. Che idee, 2,40 erano due mesi fa. Che sei tu che vivi qua allora, pensi che c'è tutti i numeri, uno parte e poi ti rende con il cervello, ma se ne vada, ma me ne vado. No, aspetti, Chirico. Ma perché ha una palla della Serie B firmata? Bella però la sedia, eh? È bella, no, la sedia, una palla della Serie B firmata dietro, basso livello. Ah, è della Juve. Sì, sì. L'hanno timidi, l'hanno timidi. Ma come a Coccia d'Ovo? Ma è della Juve o della Serie B? Io non ho capito la parte a Coccia d'Ovo. No, ma in realtà, tecnicamente, a Coccia d'Ovo è un modo di farsi le pippe. Che è così. Per favore, no, per favore. Per favore, Henry. No, Tony per F, favore. Racconta, quando era alle medie c'era una compagna che faceva le pippe a Coccia d'Ovo. Per favore, per favore, non so, per favore. Non so scherzare. Per favore. È un aneddoto. Io mi dissocio. È un aneddoto. Io mi dissocio. E Asso vuole aggiungere qualcosa? No, edulcorare. Era Gallagher. Vuole un po' edulcorare quello che ha detto Chirico? Cioè vuole rispondere in maniera un po' più... Silenzio, Chirico, faccia silenzio! Si tappi quella fogna! Prego, Asso. Sarò a pianare altro io, perché... Prego, vada! Perché c'è incontinenza, ormai anziano. Vada, vada! Vada, vada! No, che devo aggiungere? Ha detto vediamo. Vai, vai, Coccio d'Ovo. Vediamo. Asso, crede più a Sulè, crede più a Chiesa, vuole più uno, vuole più l'altro, prego! Faccio io adesso, ad oggi, Damiano... Poi, sì. Io in questo momento credo più a Sulè che a Chiesa. Ma è scudetto con Sulè? No. Sei no. Più poi forte del Milan con Sulè, vero? Ale, sei più forte del Milan. Sei più forte del Milan con Sulè, vero? No, scudetto, scudetto. No, a fine mercato vi dirò. Io dirò no, rispondi Ale, sei più forte del Milan con Sulè, vero? No. Ah, ok. No, voglio fare una domanda a Chirico, però. Sì, ma faccia prima di Asso, la sua. Ancora se credo vuoi più a Chiesa o Sulè? O se vuoi più uno o più l'altro, cosa vorresti per il tuo futuro? A livello di imprinting, ovviamente, di partenza, ti dico subito, pronti e via, Sulè. Pure per la futuribilità che c'è, il patrimonio che te potrebbe creare. Poi se devo pensare a un valore pronto, a un giocatore pronto, devo pensare a Chiesa. Questo mi sembra chiaro. Però se devo scegliere di partenza, mi prendo Sulè o porto a casa. Però a proposito del progetto, secondo me, a livello di trattativa, secondo me è più Chiesa che Sulè. Prego, Goen. No, a proposito del progetto, dell'età, eccetera, che prima citava Chirico, no? Io chiedo, ma per la Juve non ha più senso vendere Chiesa che Sulè? Perché si vogliono privare di Sulè? Perché se ne vuole andare lui o per cosa? Allora, però posso dire una cosa, Goen? Io non lo so, ma ci arriverò, ve lo prometto. Io non sono così convinto che Thiago Motta voglia da via Sulè. Il fatto, secondo me, è che più l'entourage di Sulè che cerchi una soluzione... di uscita, aspetta, ti dico il motivo, perché secondo me alla Juventus non avrebbe garantito il posto, cioè passatemi il termine. Damià, che Sulè piace pure a Thiago Motta, giustamente, però la Juventus ha programmato dei colpi e per fare quei colpi ha programmato anche la cessione dei Sulè. Però scusa Ale, te faccio un rapido conto, no? se vendi Chiesa, mettiamo a 25, va bene? 25 vendi Hausen a un altri 20-25 e già stiamo a 45-50 milioni, giusto? Perfetto, con 50 milioni penso che tu possa prendere Cop Miners, ok? Tu mi dici aspetta, poi ti piace un secondo. Aspetta, Todibo te costa, Marcello, altri 25?
30? Per me te basta. Di più? Per me 30. Non lo so, chiedo. 25, 30? No, per me di boh, almeno 30 più buono. 30 se non di più. Se non di più, bravo. Ok, va bene. Facciamo 30, perfetto. La Juventus c'ha Kostic. La Juventus... Aspetta, la Juventus potrebbe vendere Locatelli. La Juventus deve piazzare Arthur. La Juventus dovrà piazzare Szczęsny. Cioè, vuoi che con tutto sto mappazzo dei giocatori non si trova un delle soluzioni per andare sotto di boss senza vende su lei? Ma poi devono fare pure McKennie, bravo. McKennie, bravo. Marco Twitch, McKennie. Devo fare la lista dei devono fare la Juve deve fare un terzino sinistro sicuro. Perché devi fare terzino sinistro? Un terzino destro sicuro. C'è Cambiaso. Ma non c'ha la riserva. Oh. Chi ha la riserva di Cambiaso? Sì, Alessandro è andato. E il terzino destro chi è nella Juve? Comunque ragazzi, senza adesso fare la lista, se volete di quelli che vengono dei cedibili, ve la posso fare a memoria perché la so. Tutti quelli che sono cedibili. Però il problema è appunto quello che diceva Damiano. La Juve ha deciso di deve fare cassa. Loro il budget iniziale è di 50 milioni. È un anno che sta programmato sto mercato. Esatto. Me vai in singola su Asso. La base è 50 milioni. Ma basta con sta manina. La società ti mette a disposizione 50 milioni. Che stai grattando la ventiera, Chirico. Vada, Chirico. Mi scuso io a nome del canale, prego, dottore, prego. Non ha la dentiera, dico, smettiamo. Ecco, finisca, ho posato la pausa, finisco, ho finito. Gratti anche il culo adesso. Per favore, Chico, non trascendere il volgare, prego. Io non ho 20 anni a Chico. In che postribolo? Vada nel merito! Ma noi siamo stati la sua salvezza, pezzo di merda! Stava sulle scale lei, cretino, idiota! Come si è ridotto Chico? Faceva i balletti in mutande con gli slip bianchi! Verme, prego. Ma quello slip lì bianco l'ho fatto 30 anni fa, avevo anche un briciolo di capelli. Vada nel merito. Vada, Chirico. Allora, che palle che siete. Allora, ragione Giordano, mamma mia. Ragione Giordano. È un grande, Marcello, c'è il cazzo, è un grande. Allora, spam dei cuori in chat per Chirico. Avanti, Marcello. È un grande, Marcello. Allora, la Juve ha all'inizio un budget di partenza di 50 milioni. Quello che gli ha messo a disposizione la società. Ecco perché quando vi sento dire ma bisogna venderne tre per prendere Koopmeiners. No! Alla Juve basta che ne vendano uno ancora e fanno immediatamente Koopmeiners. Quindi, budget così. Più ci sono Sulè, Hausen, Chiesa, più tutta la lista che potrei farvi. Kostic, McKennie, Milik, Locatelli, Moise Kean che è già andato. Cioè tutti quelli Ealing che è già andato. Tutti i soldi che devono portare cassa in modo tale da poter fare tutte le altre operazioni. Ma al momento la concentrazione massima, visto che stai puntando sul centrocampo, è il centrocampo ed è Koopmeiners. E quindi io ribadisco, entro la prossima settimana Koopmeiners verrà chiuso. La Juve arriverà. Scusa Marcello, scambio. Scusa Marcello, scambio dei documenti in corso tra Greenwood e il Marsiglia. Oh, no, questa casa. Allora, ma meno male, guarda Ste, mo tanto dopo. Fatti, grazie Mostarda. No, ma il discorso porca troia, ieri guarda, non vedi le storie mie, io capisco che stai in live a parlare del gode. Io lo capisco che stai in live a parlare del gode Turone. Ma ieri ho fatto una storia molto chiara, grazie Lollo. Non mi sento mai attaccare. E gode Turone, non lo sai Marcè? No. Non lo sai? No. Ale fa le live dedicate al gode Turone. Ma sei una testa di cazzo. Ma come cazzo si fa 40 anni dopo? Ha detto che era buono, era buono. È arrivato qui io. Era buono Marcè. Allora, io ho 48 anni e c'ero al gode Turone. Io stavo dentro le palle di mio padre. Che cazzo facevi? Volevo dirvi, sulle donazioni di un interista immenso. Ma che roba, su un interista immenso, Marcello, lei è cambiato, questo le rende onore. Allora arriviamo a quella testa di culo che sta lì in fondo, cioè, per favore. Ma chi, Ale?
Ma chi è la testa di culo, scusa? Eccolo qua. Ma non è una testa di culo, scusi, sei fatto il trapianto. Ma lei sta dicendo che in testa c'hai i peli del culo, scusi. Esatto. Ma per favore! Ma la vergogna. Per favore! Lei, peli tu. Ale, risponda, grazie Andreino. Ma lei che ne sa del gol del Turone, che non c'era nemmeno. Stavo dentro le palle di mio padre, mi padre. Per favore, salutiamo le palle di... Allora, salutiamo le palle del padre di Al. In quel momento si è innervosito, infatti è sto. Ma Marcello, così chiudiamo la storia. Era buono o no il gol di Turone? Buono, sì, era buono. Ma come era buono? Ascolta, ascolta, ascolta. Chi lo dice? Non lo dice Marcello Chirico. Voi conoscete un giornalista che si chiama della Rai? Carlo Sassi. Mettiamolo al volo il gol di Turone, Ale. Sì, Carlo, per non lo sanno che cos'è. Conoscete? Ma veramente stiamo parlando di una cosa di 40 anni fa. Carlo Sassi? Lo conoscete? No, o no? Non conosciamo Carlo Sassi. No. Lo conoscete perché siete dei bischeri del cavolo, dei ragazzotti del cavolo. Carlo Sassi è il padre della Moviola. È il padre della Moviola. Sai cosa ha detto Carlo Sassi? Dice, quel giorno c'era un mezzo sciopero alla RAI, eccetera, l'hanno acchittata la Moviola di Roma Juve per far rendere valido quel gol lì. L'hanno acchittata. Che significa acchittata in romanesco? Beh, acchittata, voi vergogna, acchittata guarda, una vergogna, guarda, guarda, guarda! Ma qual è il problema? Sapete qual è la regola? Sapete qual è la regola anche del fuorigioco? Allora? Guarda, quarto scudetto, guarda. Guarda qua. Guarda Bruzzo. Guarda Bruzzo. No, raga, incredibile. Un po' più lento, un po' più lento, dai. Guarda Bruzzo. Guarda! Ma non ho capito qual è il problema del gol di Turone. Fuori gioco, che è fuori gioco. Fuori gioco! E fa vedere? Vediamo. L'hai visto adesso? Questo è stupido. Fuori gioco è. Fuori gioco netto. Fuori netto. Gioco. Netto. No, netto. La regola del fuori gioco, perché tu eri nelle palle di tuo padre, non lo potevi sapere. Per favore, basta con le palle del vero, padre. Che bastava essere allineato. Vero, vero, non vero. Era più la luce, non luce. A quei tempi la regola era che se era in linea con l'ultimo difensore era fuori gioco. Quindi... Allora, lo spiegò anche il guardalino. Intanto gli arrivano i complimenti da Colucci, caro Chirico. Dice l'unico juventino che è simpatico e sa di calcio. Mi pare che lo ascolti poco. Allora, parte ancora meglio. Bravo, Colucci. Allora, arriviamo. Fuori Chirico, fuori Chirico. Ma chi è che c'ha l'allarme? C'ha l'allarme, è suonato l'allarme. Controlli sua zia. Si affaccia alla finestra, Chirico. Per favore. Lei che può con quella lucida pelata? Per favore, allora arriviamo, poi andiamo sulle altre, perché quanto c'è da parlare video. Di Inter, c'è da parlare di Lazio, c'è da parlare di Napoli anche, ma arriviamo alla notizia di ieri. Enelix, la vogliamo rimettere? Quella della Leonardi? Sì. Quella di Giulia, beh, sì, vai. Sì, sì, sì. Andiamo a prenderci la notizia di Giulia che ieri, ragazzi, ha sganciato una vera e propria bomba in live. Sì, poi a caso totalmente, cioè non era previsto. Non era una aspetta, pensavo fossero le solite cazzate della Leonardi, comunque ne spara tante, ma Giulia ieri in live. Salutiamo Giulia, immensa. Ha detto questo. Troppi giri di parole. Aspetti, faccia partire la canzone un attimo, non hai tempi radiofonici. Non è male questa, eh. Ma io non è male questa, eh. Ma che è sta? È un po' tensione, un po'. L'ansia. Secondo me c'è sta. Non parte mai. No, non deve partire, deve solo mettere l'ansia. Prego, Leonardi. Sì, mi sento un po' agitata. Allora, diciamo che una fonte. Primo piano della Leonardi. Una fonte decisamente attendibile mi dà come in chiusura, e con in chiusura intendo. Nel giro di breve, molto breve, se non cosa fatta, la Roma al fondo B. Che? Ma questa è una bomba! L'ho detto che era una bomba. Maestro, si dispera! Posso sapere la marca degli occhiali della Giulia? Fuori Chirico. In un momento così triste, Chirico se ne esce con delle battute. Qui c'è un uomo che è in bilico tra la fame e la gloria. Ragazzi, io la dico della Roma avevo un po' di piff, magari, ragazzi. Ma che mi fa contento se viene piff? E non pare. Sarei stracontento. Ad oggi, a me me lo smentiscono, la Roma la vendono oggi. Sto fra un mese o fra due mesi. Ma vedete questo. Poi Stefano, su questa questione ne sa pure più di me.
Diciamo che quello che sentito ieri a bomba da Leonardi e cose, diciamo che ne parlo dal 27 febbraio, quindi a me tutta questa esclusività non mi viene data. Ah, mo si vuole vindicare la notizia come sua il signor Asso. Vabbè, dai, la vergogna. Fate finire Asso, fate finire Asso. Tolgo la musica. No, Enrix, senza musica, te ringrazio, senza sottofondo. Diciamo che c'è una situazione che dice che lei che è tutto in chiusura, Faina ha confermato da fonti sue. Vediamo, vediamo. Io so che se la Roma o qualcuno comunque sia della proprietà, la proprietà stessa, voleva vendere la Roma e tutto quanto, l'accordo definitivo doveva essere firmato entro e non oltre il 7 di giugno. Quella data è passata, quindi la Roma si è ritratta, la società non ha più venduto, quindi ad oggi mi sembra un po' strano che a distanza di un mese e mezzo siano ricambiate le carte in tavola e possano aver accettato questa benedetta proposta. Allora, vediamo. Allora, ma no, aspetta, dammela uno, scusa, no, fammi solo una roba, poi vengo da te, Faina. Cohen, ma tu ti ricordi come reagivamo noi alle notizie di PIF? Cioè, questi stanno così. Mamma mia. No. Da eiaculazione precoce. Ma certo, ma è normale, ma si faccia una domanda. Ti spiego anche perché. Si faccia, un peccato, si faccia una domanda. Vogliamo dire che per colpa della finanza è saltata. Ma se era una cosa che io sapevo veramente imminente. Facevo proprio le capriole là. Sì, però ragazzi, vi posso dire una cosa. Aspetta, fatemi di un attimo la mia, Marcello, un attimo, se no non parlo più. Allora, ieri Giulia dice questa cosa in live. Dice, fuori Chirico, fuori dal cazzo, dai, fuori. Non mi far cacciare Chirico, non ti permettere, cretino. Ma Enelix, ma lei la fattura di giugno quando la vuole pagata? Ma nel 2026? Ma mi dica, ancora, appunto, fattura fatta il primo, siamo al 16, ragazzi. Appunto, e se faccia una domanda. Ecco, dai, 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 dici quello che devi dicevo, dire. Dicevo, Giulia dice questa roba in live. A me, dopo una ventina di minuti, mi arriva un messaggio da una persona che Enedix ha visto, a cui sì, ho mandato una foto. Non posso dirvi chi è, ma non è una persona italiana, è una, no, persona che sta, insomma, un cazzo con, cioè, con, sta proprio in quelle zone lì. Un parente tuo, dai. No, no, un addetto ai lavori. Bravo. Un addetto ai lavori che conosco da un po', perché c'era un calciatore di mezzo che doveva andare lì, vabbè, ma questa è tutta un'altra storia. A prescindere, detto questo, mi scrive un messaggio e mi dice che aveva visto su Instagram questa notizia. Siccome non parla bene l'italiano, però ha visto Piff lì col cappellone, insomma, mi ha chiesto, gli ho detto quello che, insomma, era stato detto, e mi ha detto ti confermo. Ma poi stamattina ci ho parlato meglio, perché chiaramente di sera in live non potevo parlarci, e non è che mi conferma quello che dice Giulia, ma me la dice in maniera differente. Cioè mi dice, le trattative tra questo fondo arabo, non mi dice PIF, lui non mi nomina PIF, lui mi dice fondo arabo, tra questo fondo arabo e i Friedkin non si sono mai fermate. Al momento, da quello che a lui risulta, e quindi me lo comunica a me, mi dice che gli risulta una trattativa in fase avviata, quindi non in fase finale, ma in fase avviata. Mi dice che la proposta che potrebbe avanzare alla Roma avvicinerebbe il miliardo, quindi non gli 850 milioni che diceva Daiale prima. No, l'anno 800. Sì, sì, l'anno scorso, l'anno scorso. Sì, sì, l'anno scorso. Ha parlato di quello che so io. Sta dicendo che sarebbe un'offerta più alta, ragazzi. Sì, sì, un'offerta più alta, vi sto dicendo. La trattativa non è in chiusura, come ha detto Giulia, ma chiaramente non ho modo di smentirla, do solamente quello che io so e che mi dicono su questa roba qua. E mi dicono pure, e Colucci potrà confermare, che tante cose che stanno cambiando dalla Roma, nella Roma, farebbero propendere a chissà di finanza questa roba qua. Perché? Perché la Roma sta abbassando i costi, e questo voi lo sapete, no? Cioè, sta abbassando sia i costi dei giocatori, sta cambiando qualcosa in dirigenza, sta cambiando anche molto nei lavoratori che lavorano nella Roma, e quindi questo farebbe propendere per una veridicità della notizia del fondo arabo. Adesso io non me la prendo la responsabilità di dire, come ha detto Giulia, che è fatta, che sono in chiusura e chiudono a fine mese. No, perché non mi è stato detto. A me è stato solamente detto che la trattativa c'è da tempo, si era bloccata per N motivi che non mi ha voluto dire,
e che anche la cosa che i Friedkin stanno comprando l'Everton potrebbe far pensare a una vendita imminente della Roma. Adesso io unisco tutti i punti, Ste, poi tu ci dici la tua e sentiamo anche Cohen, Enedix, Marcello e Dagliale. Io unisco tutti i punti e vi dico, secondo me qualcosa c'è, ma è una mia opinione. Da qui a dirvi che la trattativa si fa il 30 di luglio, non ve lo dico perché non lo so. Vi daremo aggiornamenti. Io fortunatamente su questo fronte ho una persona molto affidabile che ha visto Eneman, che non vi posso dire. Vediamo come si andrà a concludere. Prego Stefano, a giro tutti gli altri. Allora te con la notizia diciamo che ti avvicini molto più a me rispetto all'ufficialità di Giulia. Ripeto, dal 27 febbraio che so sta notizia, c'è un, diciamo, una società importante, no? A Rabat, a quanto pare che sta presso alla Roma da metà dicembre 2023, e c'è una persona fissa che è stata, cioè perlomeno da dicembre in poi, fissa allo stadio, in tutte le partite in casa, era fissa allo stadio, e hanno fatto... Scusa Ste, perdonami, questa persona mi dice anche che lo sponsor della Roma, quindi Riyad Season, è collegato al fondo arabo che sta acquistando la Roma. C'è la lancia, tra casa con Piff, però, scusa. Tu quello che vedi, Riyad Season, è sempre roba dei Piff. Sei sicuro sia di Piff? Io questo non lo so. Lo dico io, è sempre roba dei Piff. Quindi c'è stata un'offerta fatta, anche rimodulata, rimessa meglio, comunque si arriva a 1 miliardo d'euro, dove i Friedkin di partenza si mettono o 100 o 150 milioni puliti rispetto a quello che hanno speso. Quindi rientrano delle spese, in più vanno comunque sia a guadagnarci 100 o 150. Diciamo che la deadline doveva scadere il 7 di giugno, che ci doveva essere proprio il passamani, firme, closing, chiusura e arrivederci a tutti. A quanto pare non è così. Allora, la proposta, da quello che so io, sta ancora lì sul tavolo, perché loro sono comunque sia persone interessate a voler acquisire la Roma. Vediamo quello che succede. Ma c'è stata una due diligence, cioè il periodo in cui esaminano i conti della squadra, o sono felici a prima? Da metà dicembre a giugno, voglio a te tempo. C'è stata. Certo, come no. A voglio a te, da metà dicembre, Luca. Con tanto, ripeto, di un uomo di fiducia sempre presente all'interno dello Stadio Olimpico, in tutte le partite in casa, tutte quante. Quindi, ripeto, è saltato il 7 giugno, scavallato il 7 giugno, presumo che insomma la società si sia ritratta e non voglia più vendere, a meno che non abbiano comunque sia allungato i tempi per cose burocratiche, comunque sia parliamo di cifre importanti, conti bancari, roba varia, fideiussioni e roba varia. Questo non lo posso sapere. Io penso che la trattativa si sia fermata lì e magari si possa spostare a quello che sarà giugno 2025. Nell'eventualità poi se sai pure cosa non... Ste, aggiungo sempre un pensiero mio personale, anche sto fatto della cessione di Aouar in così poco tempo, anche Olivares 4 milioni, cioè tutto me fa propende per non dire che è fatta, che però qualcosa allora, c'è Damiano sai che ti spiego, sai perché un qualcosa c'è e perché comunque sia ti fa pensare che non sono stronzate queste notizie qui, il fatto che la Roma poi, se tu hai visto, si è allungata ed è andata in ritardo su tutto. L'anno scorso gli abbonamenti il 17 maggio e quest'anno sono usciti il 17 di giugno. La maglia non è stata però presentata. Ale, questo è vero, Ale, questo è vero. La società può smentire quello che gli pare, però cioè, senti pure quello che sta di asso, Ale. Guarda pure, Damiano, finisco che tanto so telegrafico, guarda pure il fatto di aver preso il direttore sportivo entro il 10 di giugno, i mercati estivi si organizzano a marzo, febbraio e noi siamo partiti al 10 di giugno con Ghisolfi, c'è tutto, oltre a bello smaltimento, la pulizia, tutto quello che ha fatto lì all'interno di Trigoria ed esterno, perché non è che ha pulito solo a Trigoria, ma ha pulito anche esternamente a Trigoria, e vabbè, ve lascio capire su che base. Quindi ripeto, il tutto porta a quello, tutto fa pensare che la Roma viene venduta, dai Ste, la verità è questa, ma loro che te dicono però Ale, ma che te devono dire, Ale, stavano un mese fa in Arabia. Sì, ho capito Ale, Stefano, quando però... è stata l'intervista in Arabia Delina? Però Ale, ti hanno smentito, io te voglio bene, ma ti hanno smentito su lei. L'hai detto qua un'altra settimana, tu giustamente, perché hai rapporti, poi non sveliamo con chi, c'hai i tuoi bei rapporti, te li sei costruiti, quindi bravo tu su questo, sai che io ti stimo per quanto riguarda questo, però cioè, io penso, poi ragazzi ditemi pure voi, Enel, Coin, chi, ma che te devono,
Sì, però la Roma che te deve dire? Sta ma non venne. Ti diranno mai no, ma non ti diranno mai no. Cioè, non no, abbassano no, il prezzo, no. Allora dicono proprio no, c'è un progetto a lungo termine. Ma che te devono dire, Ale? Dire, no, ma poi scusami, non Ale. Non possono farlo uscire. Progetto a lungo termine, tutta sta voglia di mestiere la Roma e stanno a comprare l'Everton. No, ma poi, scusa, cioè, abbiamo l'esempio del Milan. Vi ricordate quando si parlava degli arabi e i Furlani, Scaroni, smentivano? E poi è uscito il documento che certificava che stavano trattando col mondo arabo. Quindi. Certo, Colucci, è ovvio. Ma poi, giustamente, Colucci, sentendo di sta roba, prima ci ha scritto quando una società sta per essere venduta, risparmiano, cioè tolgono il superfluo e così facendo alzano il valore della società. Poi Ale, io ci credo a quello che ti dicono, mica so di che parli con uno scemo, te so di semplicemente che te devono di. Ma una società che smentisce sulle può ammette che stanno a venne la Roma? Ma no, la Roma è quotata in borsa. No, 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 uscita. Comunque, ragazzi, ragazzi, sta di... la notizia arriva non da Trigoria e non dai diretti interessati, ma arrivata proprio dalla controparte, ok? La notizia arriva proprio dall'altra parte, dalla controparte. Il discorso... Fondi Saudi. Diciamo che è una persona molto vicina, diciamo che ci va proprio a cena, ti dico la verità, ci va proprio a cena. Sta gente qui è una persona importante e che te sta a dire, mi ha fatto dimenticare, porco dici, perché Cohen mi ha messo in mezzo sta cosa. Vabbè, semmai la recuperi, fammi sentire Enerix, Chirico e poi Enerix, prego. Ma io non metto in discorso. Ah, eccolo, mia scusa, eccolo. Ti posso dire che se eventualmente la Roma passa a questa società qui, io ti posso dire, Lina, che cosa farà già da qui nei prossimi 2 anni, se vuoi. Prego. Se la Roma viene venduta, Lina si occuperà del Mondiale 2026, dell'organizzazione del Mondiale 2026. Questa è una bomba, però, scusa. Sì. Tu ci stai dicendo che se questa cosa andrà in porto, Lina uscirà dalla Roma e si occuperà dell'organizzazione del Mondiale 2026? Mondiale 2026. Questa è una bomba, scusate. Ma non ho capito... Il collegamento... Dicami, fratello. Il collegamento non hai capito, Ene? No. Che Lina ad oggi è la CEO della Roma, giusto? Okay? Sì. Quindi è il braccio, diciamo, il braccio destro del presidente, cioè il potere di firma, si occupa tutto lei, no? Firma lei, fa tutto lei, tutto quanto. Se la trattativa va in porto, ok? O riprende, mettiamo, o riprende o va in porto, come dice Giulia. Per me riprende, per Giulia invece va in porto. Aspetta, perché un conto sei preso in giro, su questo devo difendere Asso, che dite non ha una notizia buona. Io ricordo a tutti che Asso è stato il primo ad annunciare l'accordo con Riyad Season. Con due settimane Asso che non si occupa di mercato, ma ne parla solo e ogni tanto c'ha qualche notizia, ha dato per primo, e questo gliene va dato atto, dell'accordo tra la Roma e Riyad Season. Quindi evidentemente avrà qualche persona... Dammi, il Mondiale in Arabia nel 2030, 2026 negli Stati Uniti, E allora sarà 2030. Prossimo mondiale, Damiano, a me mi hanno detto prossimo, si occuperà dell'organizzazione del prossimo mondiale, questa è la lì in Canada, Stati Uniti, perché se tu mi fai il collegamento con l'Arabia è nel 2030. Sarà quello allora. 2030 è l'Arabia. Scusa, il mondiale per club dove si gioca? Scusate, il mondiale per club dove si gioca? Stati Uniti. Pure quello per club? Sì, il primo. Ok. Sì. E allora sarà quello dopo, ragazzi. Che cazzo, mo stiamo a guardare il capello. Hanno detto America o ora. Poi vedremo. Stai tanto, 2030 è Spagna, Portogallo, Marocco. E poi usciranno le cose, ragazzi, non vi preoccupate. Cioè, poi vedremo se Asso ci avrà avuto una notizia giusta o meno. Comunque, io ricordo questo, che Asso è stato il primo a dire Riyad Season. Concludeme Cohen, poi andiamo avanti con il resto del mercato. Ma te concludo su cosa? Sulla Roma Piff? No, che ne pensi? Io ci credo perché sono sicuro che gli arabi, che sia Piffo, che sia un altro fondo, investiranno in Italia nei prossimi 3-4 anni massimo. Quindi hanno provato prima con l'Inter, se ti ricordate tutto è iniziato dall'Inter. Poi c'è stata sta roba col Milan che poi è scoppiata questa indagine, è andata tutto a puttane. Adesso sento della Roma, ho sentito in passato pure della Lazio, e secondo me prima o poi
non dico tanti, ma 2-3 club se le pigliano in Italia. Comunque nel 2034 molto probabilmente si giocherà in Arabia Saudita, non è ancora ufficiale. Io a parte rispondo a due persone in chat, io non ho parlato di collegamento con il mondo arabo di Lina, ma io ho detto la Lina appena uscita, appena esce dalla Roma, se vi importo questa storia, Lina sarà comunque sia incaricata di organizzare il prossimo mondiale, non ho detto mondiale arabo, quindi aprite orecchie, sturate orecchie se ci avete piene di cerume. Seconda cosa, mondiale 2000, prossimo cosa, 2000. Questa persona però, Damiano, mi fa presente una cosa, siamo tutti contenti, è bello, si arriva Piffa, arrivano i sordi, l'arabi, mi ha detto ma voi state sottovalutando un aspetto, ma siete sicuri che questi entrano con la volontà di rendervi un Manchester City o un PSG? Perché vabbè, io questo non lo so, Stefano. No, perché le volontà devono essere chiare, nel senso, te possono far diventare un PSG o un Manchester City, come le possono far fare un progetto intermedio come il Newcastle o fatte fare la fine del Malaga. Intermedio il calcio, il Newcastle, l'hanno preso che stava che pezzi al culo il Newcastle. Sì, però per dirti, no, a discapito di un progetto importante come City e Paris Saint Germain, nessuno dice che questi entra e te fanno fare quella strada lì. Vabbè, però i paletti delle spese eccetera ci sono anche per gli arabi, cioè non è che arrivano e spendono e spandono, devono spendere di più, per carità, però seguendo sempre determinati l'unico che ha fatto le follie è stato al Khelaifi, ma perché è interno alla UEFA, quindi fa il cazzo che gli pare. Vabbè, però di quelle, no, il PSG è Qatar. Sì. Vabbè, comunque, questo è per quanto riguarda soldi, fate capire, sono sempre soldi, gente. Secondo me con Newcastle stanno facendo un lavorone. Però ragazzi, aspetta, perché qualcuno ci ha scritto parlate delle notizie che vi competono. Signori, io vi voglio dire a tutti che qui parlavamo per primi dei fondi arabi sul Milan. Ci avete preso tutti per il culo. Poi non è che è uscito, che sono usciti degli atti, ok, della procura, adesso non so di chi, che hanno interni al Milan che ha tirato fuori la procura, che hanno detto proprio che un fondo arabo, credo proprio PIF se non sbaglio, era sul Milan. Non era specificato, vabbè, era un fondo arabo, comunque sono usciti degli atti che hanno confermato quello che dicevamo, quindi evidentemente qualcosina pure là ogni tanto ci arriva. Aspetta, visto che in chat dicono che il Newcastle fattura più di tutti i club italiani, il Newcastle quest'anno ha fatturato 253 milioni di sterline, ok? Il Milan, per farvi capire, l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatturato 415 coin, una roba del genere, e quest'anno è in proiezione per una cifra ancora più alta. Quindi in realtà non è vero, chat. Non è vero, chat, che il Newcastle fattura tre volte un club di Serie A. È una cazzata. La Roma non lo so. La Roma credo anche abbia un fatturato più alto. Ma arriva una notizia da Michele, che ringrazio, e lui dice ho un Roma club affiliato con la società e stranamente ancora non ci hanno permesso di rinnovare la quota associativa. In genere questo si effettuava a fine maggio. Io adesso non so come funziona onestamente, però leggo questo messaggio. Non ti sta a preoccupare, io non so come te, come te, come Alessio, sì, ho visto Alex, come Marcello, come Luca che fate gli insider del mercato. Io parlo poco, ma quando parlo quel poco che so, è notizia certa. Alessio può confermare. No, ma te ne ho dato atto su Riad Season, figurati. Quando parlo quel poco che so, vai tranquillo, Alessio può pure confermare serenamente. Ok, allora andiamo avanti, caro Marcello Chirico, perché il Napoli sembrerebbe, stia cercando una soluzione per Victor Osimhen, o quantomeno gli agenti di Victor Osimhen stiano cercando la nuova casa. Ieri pomeriggio avevamo, grazie Erika Ducci, grazie mille direttore. Ieri pomeriggio proprio qui in live avevamo detto che erano tornati fitti i contatti tra l'entourage di Osimhen e il Paris Saint-Germain. Ieri sera Sky Sport dice che praticamente gli agenti di Osimhen sono stati visti in quel di Parigi e che addirittura si propenderebbe per una soluzione di base fissa economica più eventuale contropartita tecnica.
scrivevano che il Napoli sarebbe interessato di quelli proposti solo a Lee Kang Lee, se non sbaglio si dovrebbe chiamare così, giocatore ex Palma de Mallorca, che quest'anno è andato al Paris Saint Germain e quindi lui potrebbe interessare al Napoli. Ho preso nuove informazioni e mi dicono che il Paris Saint Germain non arriverebbe a pagare la clausola rescissoria di Victor Osimhen, che è 120 milioni all'estero, ma faranno sicuramente un'offerta di una base economica tra i 60 e i 70 milioni più una contropartita tecnica. Ah, se a me risulta solo Ganglino non accettano mai. A me risulta che ci sono parecchi giocatori del Paris Saint Germain che potrebbero piacere al Napoli, e uno di questi è proprio Milan Skriniar. Poi adesso non so se il Paris Saint Germain metterà dentro la trattativa un possibile scambio, ecco, tra Milan Skriniar e Victor Osimhen, ma per voi vi chiedo: quale sarebbe la cifra congrua se dovesse esserci dentro Milan Skriniar? No, ma per me è quella, perché lui arriva da un'annata 50 Goen? Un'annata pessima. Lui arriva da un'annata pessima. 50 più Skriniar. Grazie, Zolo. Non ci sono altri club, perché lui lo immaginava, no? A Napoli immaginavano, beh, adesso mettiamo sul mercato Osimhen, arrivano tutti a chiederci. Non glielo chiedono. Anzi, quella clausola lì a 130 non gliela paga nessuno. Quindi se loro gli danno 60 un giocatore, ma vanno vuoi sapere, ma vuoi sapere che, no, ti dico, credo, per me è da poco sta cosa. Io credo che Cohen, se vuoi andare vai, io credo che PSG Osimhen ci ha da tanto tempo. Sì, sono d'accordo. Per me, perché il PSG su Osimhen c'è da tanto tempo, ma quello lo sapevamo. Sì, secondo me vuole spendere 130 milioni. Secondo me un'offerta giusta è 60 più Skriniar più Kang In Lee. Tutte e due. Ma Skriniar la prende in ingaggio tipo 10 milioni d'euro l'anno. Lo so, per quello. Come fai? Ma chi gli dà? In Europa chi gli dà più? Ma io non credo che gli danno... Ma i 130 milioni... Per me la valutazione di Osimhen è 90 milioni d'euro. No, frate, no. 80 secondo me. Per me 80 è una valutazione corretta. Va, 110, 120. No, per me una valutazione corretta è 80, ragazzi. 120. Bloccata in Nigeria... Potrebbe essere, come dice pure Luca, 80, perché la sbroccata in Nigeria è stata... Sì, però no, Antonio Conte... Vale 50. Antonio Conte vuole che la cosa si chiuda presto, più presto possibile, così lui fa arrivare Luca a questo. Quindi Osimhen, siamo passati dal Chelsea all'Arabia al Paris Saint-Germain, e poi dite che... diciamo 300.000 squadre su ogni giocatore, così è più facile. Però andiamo avanti. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, Camel. Sbaglio? No, sono d'accordissimo con te, su tutta la linea. Ma perché tra persone intelligenti ci si capisce, Camel. Più Faina, meno Camelio. Vabbè, 24 maggio. Cosa c'è scritto? 24 maggio, Calafiori della Juve. Aspettiamo l'ufficialità. Scorretto qui, Faina. Hai proprio voluto rompere l'amicizia per sempre. Bentornato Enrico Camelio. Bentornato dottor Camelio. Dottor Camelio, però qui ci chiedevamo prima, lei ha fatto un rebus sull'attaccante della Lazio, ci vuole dire di più? Vuole darci un'esclusiva finalmente a controcazzo? No, posso. Beh, tanto penso quella di De Rossi può bastare per 20 anni. Non credo, Dicevate che firmava fra 20 anni. Bada. L'attaccante è già da ieri, quindi vuol dire che Greenwood già era andato. Lo dico, ieri è stato molto simpatico, però... Dopo si incarta, no, non è stato per niente simpatico. Dopo ci arriviamo, però vabbè. Vai. No, io dico che poi da di fuori è simpatico, però dico, ma fa se lui avesse fatto nulla di simpatico, però no. Ma lui faceva lo sforzo. Greenwood, oggettivamente, comunque, a par casini a parte, è un giocatore fortissimo e metteva tutti a tacere. E invece stanno valutando un giocatore, un attaccante giovanissimo, centrale, numero 9, giovane europeo. E mi pare che possa bastare. Quest'anno ha fatto un po' di cose. Ma scusa, però Enrico, però così faccio è facile, è facile pure per me, insomma, no? Prego. È facile il nome, no. Cioè, non è che prego. È Pinamonti. No, quindi, dice all'estero, scusa. Quale all'estero? È Pinamonti. All'estero lo mettono per il saggio, è Pinamonti. No, non è italiano. Io ti dico che è Pinamonti.
quindi ho messo 5 indizi. Colucci, per favore, Colucci, quindi è facile. Io t'ho detto non dire Origi, non dire Origi che te caccio. Non dire Origi che te mando io. Andrea, se lo sa Stefano, non lo so. Levi il fatto dell'europeo, signor Camelio, e vada no, di no. Sassuolo. Non è per me, non è. No, nel senso, operazione no. Da 15 più bonus. No, non è quello là. Se è un'altra cosa che sei tu, no, non lo so davvero, non lo so. Questa qua, quello che dico io. No. Io dico, sono Stefano. Andrea Pinamonti sarà il prossimo. Allora, un attaccante giovane che ha fatto un po' di gol in Europa. Però Farina è vero comunque. È vero. Numero 9. È vero che la Lazio sta cercando di pigliare un attaccante, è vero. Sì, no, ma l'abbiamo detto qua una settimana fa, però Cohen, abbiamo detto che la Lazio... No, però il nome non lo so. Noi abbiamo detto il nome, ne abbiamo detto che se la Lazio non fosse arrivata a Greenwood avrebbe preso un attaccante da 20-25 milioni. Ernesiri in chiusura. Ma no, ha scritto calciomercato.com. Comincia a chiamare. Ho mandato un messaggio perché non volevo parlare di Nesiri. Ieri era una giornata dentro o fuori, poi non ho avuto più notizie. Vabbè, comunque abbiamo sentito che ha parlato anche di un esterno per la Roma, Camelio. Sì, è stata fatta una proposta alla Roma, la stanno valutando il giocatore. A chi? Magari Soresina. A Ghisolfi. La proposta è stata fatta a Ghisolfi. E adesso te lo dico, se stai calmo te lo dico. Quanto vale questa notizia dell'esterno adesso? Perché insomma, gli abbiamo fatto già la cortesia di non fargli trovare Ciccione, quindi ce la meditiamo, prego. Io non conosco questo nome. Vabbè, prego, quindi. Vada. Detto questo qua, Cagliotè è un giocatore che è stato proposto alla Roma, Ghisolfi direttamente. Lo valuteranno con il tecnico, 20 anni, 20 milioni vogliono. Vediamo un po' se la Roma prova a mettere qualche calciatore. Ma Zaleschi... la notizia, scambio con Bove. Scusate il mercato, eh. Mercato? No, questo no. No, fallo chiacchierare, fallo. Ma questa la moglie che lo chiama, gli dice di abbassare la voce. La moglie dice abbassa la voce. Hai pulito il dente? La tentazione di smutarlo, ragazzi... No, magari sono cose private. A me non piace molti. Quindi no, la Roma su Cagliotè? Sì. Il quarto esterno c'era Bellanova, Thiago Santos e Vesnada. Come si chiamava Vesnada, giusto? Fresneda. Questi sono i quattro nomi che ha valutato ufficialmente a Roma. Secondo me non letti tre, siamo a 103 nomi. Questo è il tredicesimo che abbiamo dato. Fresneda, bel giocatore, qui. Camel. Dico, senti un po', mi dici se è Mauro Icardi a Lazio, secondo te? No. Ma che... Ma 15 milioni. Ma Icardi prende 10 milioni l'anno, ma state a scherzare. Però Stefano comunque sta a fare dei nomi. No? Visto che Damiano ha detto, è facile. Non è facile, che io ho detto, numero 9, giovane, europeo e non gioca in Italia. Quindi Icardi non è giovane. Ma io ho detto che non è né Icardi né Pinamonti. Scusa Marino, te ne faccio un altro. È Brobbey? No. È Brobbey? No, non parlo più. No! È Brobbey? Non parlo più. Erling Braut! Haaland! Ma vaffanculo, Enerix. Ma vaffanculo. Comunque concludo al volo su Victor Osimhen, perché a me dicono che a breve sarà fatta un'offerta dalle parti del Napoli. Detto ciò, chiaramente Lukaku aspetta lì, bello e buono, l'evolversi della situazione, non si muove. A me dicono che addirittura farà un, come si dice, non un allenamento separato, come si dice, un differenziato. Sì. Col Chelsea. Differenziale. Comunque. No, scusami un attimo. Chat, ve voglio bene. Watkins costa 80-90 milioni di euro. No, eh? Ma che cazzo. Così per dire, prego. Comincerà a parte. Personalizzato, bravo. Col Chelsea, poi capiranno se magari farlo allenare con la squadra, però da me questo dicono e sta aspettando. Ah, cazzo, ho capito chi è. Camel. Grazie, fan. Armando Broca. No, Job Bellingham. Ma non è una punta. Sì, come no? No, è un numero. Ma non fa la punta centrale, fratello. Come no? Fa la punta Job. Ma non è una punta centrale, scusa.
Ma che cazzo stai a dire, frate? Oh, io no, far centrocampista. Centrocampista. Pensavo fosse una punta. Ma che cazzo dici? Ma c'è giochi pure a FIFA, c'è giochi. No, non ci ho mai giocato. Ah, però ha fatto la punta, ha fatto la punta, ha fatto la punta. Sì, ma non la fa da un pezzo, frate. Forse l'ha fatta quando è giovane, dai. No, comunque, no, centravanti. Questo è per quanto riguarda il Napoli. Per quanto riguarda invece l'Inter, l'abbiamo detto, Cabal l'abbiamo anticipato, quindi bravo da Iale dell'interesse. L'Inter sta andando a chiusura per il giocatore colombiano. Esatto, si parla di un accordo. Un'anticipazione clamorosa. Bravissimo, infatti. Ma è arrivata la notizia dalla chiamata? Ma è arrivata la notizia dalla chiamata, Ale? No, allora, intanto sto entrando dentro, io lavoro, ragazzi. Sembra che come entrando dentro? Entrando dentro? Ma come entrando dentro? Lina, per favore, alla notizia di Piff. Ho smosso quindi dei canali e credo che a breve riuscirò. Notizia a che? Quale notizia? Su? Su Piff, se sta comprando la Roma. Piff. Vabbè, sono belle notizie due, ma che cazzo vuole quest'altro? Oh, arriva qua, l'unica cosa che sa dire è il Milan, il progetto, a Roma il progetto. Rimetta dentro Ghigo. Basta, però c'è ragione Marco Twitch, se è vera chiedi scusa a Giulio Leonardi, eh? Senti, Andrea, ma poi metti il film quello di Celentano, che è Azzo, quello là che giocavo a carte, è uguale o Marcello? Azzo. Hai visto mai? Aspetta. Chi è? Eccolo! Io Celentano che gioca a poker con coso. È Chirico. Aspetta, l'ho trovato. È vero. Grazie, devo ragazzi dire una cosa. Sarà per un'altra volta. Salve Marsigliese. Cinaico! Cinaico! Piacere. Bellui! Cominciando a scaldare. Bellui! Tra poco avrei freddo. No, ma guarda quando giochi io parto l'orecchio, guarda qua sta scena. 100.000 su Ass. Ma è lui! Ma c'ha solo la matita in più! A proposito di Biff, si può? Prego. Guarda come maneggio le carte. Guarda. Siccome ieri la dottoressa Leonardi, una delle donne più intelligenti e eleganti che sono... È la Madonna. Che erano... No, perché solo perché rispecchi i canoni tua. Camelio, non per favore, vada sulla notizia. Camelio, non riuscirai Ghigo, comunque Camelio a fare quello che intendi con la Leonardi. Comunque, mi dispiace. C'ha un occhiale la Leonardi. Per favore, rimaniamo sulla notizia, prego, Camelio. Un po' porno. Se mi fate finire. Un po' volevo dire... Andrea, ieri c'eri, no? Sì. Oh, non mi avete fatto niente. La ragazza più intelligente, più intrigante, che era ieri sì, presente, che era presente in live ieri, quindi c'era, e solo, c'era lei. Solo lei, prego. E appunto, era questo qua, volevo dire. No, però, fame, oh, mia, mi ha chiamato e mi ha raccontato dei dettagli e credo che mi ha fatto vedere delle cose, quindi secondo me lei ha... No, riferito al PIF, dico. Ah, al PIF. Al PIFferaio. E quindi adesso stiamo capendo sul mondo della finanza cosa succede, insomma, e vediamo. Io mi fido di Giulia, quindi non dice come mai arriva, queste cose. Come sempre è arrivato esimo su una notizia della Roma. Grande sto comunque cazzo. No, stavo parlando con uno in chat, cazzo di... Guarda come si impermalosisce, guardalo. Cucciolotto! Scherziamo, si chiama controcalcio, non si chiama Radio Enrico, Radio. Lo sai quando ne dicono a me, ne dicono. Zitto, idiota! Lei stia zitto, idiota! Ma lei cretino, vada idiota! Via, vada a tagliarsi i capelli. Aspetta, idiota, non ce l'ho i capelli, che medaglio, sto cazzo! Un attimo. No, la pecora deve crescere. Camelio quando gli smentisce una notizia di mercato. Ecco. Oggi Alessio ha speso 218 euro a persona. Questo è bellissimo. Come, bravo, come 218 allora, euro a persona? Non lo devo dire. Che comunque ci dicono che Luigi Ferraiolo a Radio Radio ha confermato sta cosa. Io non l'ha detta improvvisamente lui, senza che io avevo detto nulla. Ma è la verità. Ma no, di Piff? No, e ti dico perché poi Ferraiolo... Sì, ma di Piff, Camel? Sì, perché lui frequenta un circolo aliene a Roma, quindi frequentato da avvocati, insomma ci sta
della Roma bene. Secondo me Ferraiolo parla poche volte, quando parla ma mi dici che ha detto Ferraiolo favore, è favore, perché Chirico, sto per no 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 senza che io gli ho detto nulla, se ne è uscito, ha detto proprio che da Roma c'è questa possibilità, c'è un fondo, non ha detto Biff, c'è un fondo arabo favore, che è collegato, aspetta fammi finire, che è collegato con la vendita di Aouar, pensa un po'. Ecco, vabbè, ecco. Però è quello che, è quello che abbiamo detto un po' ieri sera qua, è meglio no, Aouar no però. E come no, l'ha detto Giulia. Ha detto? Sì, sì. Aouar non ricordo io. Sì, sì, ha detto. Vabbè, poi ce li torneremo sicuramente in questi giorni nella situazione Aouar da seguire. Aouar è una delle grandi pippe che è arrivata in Italia, Aouar. Allora, ci abbiamo Aouar. Qualche altra notizia, poi vi saluto, che mi tengo gli ultimi sette minuti un attimo per noi. Ale, c'è qualcosa? Vlahovic, no. Se non spalma il contratto... No, vabbè, ragazzi, però mo' incazzo, eh. Mo' incazzo. Che c'è? Mo' incazzo. Chiamatelo, non me ne frega un cazzo, chiamatelo. No. Chi è? Roma, chi ipotesi è? Bove Cagliate con la Fiorentina. Era già uscita. No, vabbè, dai, Alessio. Oh, l'ha detta prima che ha parlato di qua. L'ha detta prima che hai parlato tu, Cam. Ha detta prima che ha parlato tu qua. Ma io l'ho detta in radio, quindi... Ah, l'ha detta allora, Alessio, so. No, aspetta, c'era Alessio. Come, chi cazzo la poteva sapere questa notizia? Vabbè, ma se, scusi, se faccia le sue battaglie fuori da qua, dai, su, salutiamo dai, Attilio Marena. Ciao, vabbè, Attilio. No, no, sai qual è, sai qual è la soluzione, Camel? Guarda, ti insegno, ti insegno a lavorare, Camel. Quando tu dai una notizia del cazzo su quella radiolina, ok, la prima porti cosa rispetto che devi... a Radio. La prima cosa che devi fare è scriverla su Twitter, se no grazie al cazzo che ti anticipano. Già sta su Instagram, ma Instagram 24 ore se ne va la notizia, imbecille. Non conta un cazzo, Camel, esiste solo Twitter. Me lo metti però Instagram mio, per favore? Lo metto, però per le notizie di mercato esiste solo Twitter, Camel. Vabbè dai, la scorrettezza proprio fatta. E lo so, però esiste solo Twitter, amico mio. No, non lo sappiamo questo, salutiamo Attilio. Attilio, se vuole venire a chiarire con Camelio è benvenuto. Non era possibile saperla. Ma non l'hai scritta? Non so, su... Ah, eccolo. 53 minuti fa, mi dicono? Quindi? Aspetta, vediamo. Ma che c'è? Ah, tu l'hai data 55 minuti fa, vediamo Attilio. 5:12. Alle 5:12, quindi 40 minuti fa. Sentita su Radio Radio l'ha detta. La prossima no, volta... ma non lo possiamo sapere questo, scusa. Scrivi su Twitter. Scrivi su Twitter, Camelio, così almeno non c'è pericolo. Alla comunque... la notizia, Eri? No, non l'ha messa. Di pazzesco, una data di pazzesco. È quello che io ho detto. Calma, Damiano, ma ha scritto Attilio. Ma adesso scusa, ma non puoi risolvere questa cosa. Prego, Attilio, Malena su Instagram, prego. Ha scritto Attilio, ha detto, non sono eresie quelle le cose che sta insinuando il signore lì con gli occhiali. Sono eresie. Ha detto, e questo mi ha scritto, sono eresie quello che sta insinuando il signore con gli occhiali. Ah, c'è un dissing in atto, scusate. Camelio vuole rispondere? No, io rispondo quando c'è rispondo in privato. Vabbè, c'è una sola come soluzione, ragazzi. Tutti a scrivere breaking sotto la notizia Attilio, dai. No. Non lo conosciamo, non ci permettiamo di scherzare. Sto scherzando, Rico Bono. Non scrive a nessuno. Ferma, Terino, non sta scrivendo a nessuno. Sto scherzando, fermate. Già stamattina, guardalo. Bono, fermate. Risponda, non faccia vedere WhatsApp e si rivolga a Darmani, che quelli gli rispondono. Allora, vabbè, io ringrazio e saluto. No, un secondo. Prego, veloce, Chirico. Vado via. No. Veloce. Fuori faina, prego, Chirico. Su Vlahovic, volevo dirvi che, allora, Vlahovic, giunto ne ha informato i procuratori che o si decide a rinnovare spalmando il suo contratto o sul mercato anche lui. O spalma i suoi, siccome adesso lui da quest'anno sale da 7 a 12 milioni, spalma il contratto che scade nel 2026 o sul mercato pure. Chiuso qua. Ciao, arrivederci, ci vediamo la prossima settimana. Buon weekend. Ciao, a tutti. Ciao Cucciolo. Come la prossima settimana? Oh, non mi devi cacciare! Ma questa è stata una bomba, te stai al telefono! Ma rincoglionito! Non me ne frega un cazzo! E invece ci interessano i due! Ah, io non do notizie, io do certezze. Chiedo scusa alla chat. Io ringrazio e saluto, dai, Ale che sta al telefono. Grazie, Ale. Dici aspetta. Tiello. Saluto e ringrazio Enrico Camelio. Saluto e ringrazio Enrico Camelio. Grazie, ciao, Camel. Io voglio sentire un me cacciamo a via Cohen. Via tu. No, Cohen rimane.
No, se vuole saluta qualcun altro. Prego, Ale. Messa la mano, aspetta un secondo, parlate un attimo. Ah, allora, no, già, io stasera live, abbiamo raggiunto le 200. Sì, stasera live. Stasera live. Aspetta, fammi dire due cose al volo, ragazzi, su Greenwood. Perché poi su Greenwood ne sono uscite tante. Noi qui abbiamo sempre detto, ragazzi, guardate, quello che a me risulta è che la prima offerta della Lazio gli è venuta troppo bassa, cioè non è ritenuta congrua da quello che chiedeva il Manchester United. E questo è vero, perché poi ieri mattina esce la notizia che la Lazio avrebbe alzato l'offerta a 25 milioni. E noi vi abbiamo continuato a dire, ragazzi, guardate che noi ci risulta rifiutata la prima offerta, la prima ed unica offerta della Lazio, 15 milioni più bonus più 50% della futura rivendita. E questo è stato vero, testimoniato dal fatto che Lotito poi ieri mattina dice abbiamo offerto 25 milioni. Quindi vuol dire che prima col Manchester proprio non ci avevano neanche provato. Il Marsiglia ha offerto subito 25 milioni più bonus, ok? E anche questa ve l'abbiamo raccontata. Il fatto che Greenwood dovesse decidere era semplicemente per il fatto del casino che è successo a Marsiglia, dopo che il sindaco ha detto che non voleva Greenwood, e quindi la famiglia stava ragionando su questo. Anche questo vi abbiamo raccontato. Non vi abbiamo mai detto di una chiusura imminente con la Lazio, perché la Lazio offriva 3 milioni al giocatore, il Siviglia ne offriva 5. Quindi capite da soli, capite benissimo da soli, che lui non avrebbe avuto problemi ad accettare il Marsiglia e il Manchester accettare la proposta del Marsiglia. Io non so dove è scaturita tutto sto fomento e sta chiusura imminente di Greenwood, io questo non lo so. Quello che vi abbiamo sempre raccontato qui in questa trasmissione è stato che la Lazio vicina alla chiusura per Greenwood non c'è mai stata, semplicemente per il fatto che uno offre 5 e l'altro offre 3. Il famoso detto de Lotito, dare moneta, vedere cammello, vale pure al contrario. È chiaro questo, no? Perché se tu, il giocatore chiede 5, c'è una proposta dei 5, tu offri 3, è chiaro che quel giocatore le chiamate non stasera, lo dirà mai. Anche perché, a meno che non fosse rimasta solo quella, l'ultima proposta, e il Marsiglia gli diceva, guarda, ci stanno problemi, qui non te potemo far venire, arrivederci e grazie. Quello che a me dispiace è sono state un po' quello che ha detto Lotito ieri, no? Perché Lotito ha detto, anche se stava ridendo, se i tifosi vogliono Greenwood, mettessero i soldi. Adesso, io non credo che la Lazio sia un azionariato sportivo come il Barcellona. Enedix, come funziona a Barcellona? No, non è che funziona. I tifosi mettono i soldi. Si no, vabbè, c'è un azionariato, sì, popolare sportivo, giusto? Sì, ma in realtà quella è una roba che perfetto, interessa più sotto il punto di vista presidenziale, cioè a livello economico, perfetto, non è certo il tifoso. Io, a me è dispiaciuto pure che Lotito abbia detto, parlando di Immobile, abbia detto un conto se c'hai Aaron Royce e poi non cammina, facendo allusione a Ciro Immobile. Secondo me, a me questo dispiace, perché Ciro Immobile va via senza nessun tipo di rancore, va via senza nessun tipo di polemica, e questo è a testimonianza del fatto che vi abbiamo sempre raccontato qua, che la Lazio ha voluto abbassare drasticamente il monte ingaggi e ha voluto ridimensionare la squadra. Lotito continua a parlare non di ridimensionamento, ma di oddio, come ha detto? No, ridimensionamento, di rifondazione, di non lo so, di un nuovo inizio, eccetera eccetera. Io, a me dispiace tantissimo, perché adesso senza Greenwood la Lazio andrà a prendere un attaccante sicuramente, magari da 20-22 milioni. Arriviamo, 20-22 milioni. E chiaramente, caro Cohen, come abbiamo detto ieri, ricostruzione, grazie Nico, e come abbiamo detto ieri, caro Cohen, con 20-22 milioni io non penso tu possa prendere una punta buona, almeno de base. Poi non lo so, secondo me le punte buone costano, secondo me il nome della Lazio, non lo so, è una mia idea di quello che vedo in giro, è Simeone. Oh, ha preso un'altra toppa Romano, ragazzi, questa... No, non è una toppa, fratello, non è una toppa, fratello, su Mica Audazze. Altro, no, non è una doppa, non è una doppa. Guarda che una volta, no, Romano... frate, posso darti, però posso, no, dirti, però posso una cosa. Ma me frega un cazzo. Aspetta, posso spiegarti, no, il mercato un attimo. Cazzo. Non mi te lo conosco il mercato. Se a Romano... Ma semplicemente Mica Audazze, una volta Romano era quello che ste robe le anticipava. Cazzo! Frate, se Mica Audazze fa saltare la trattativa al Monaco per varie ed eventuali, adesso io non so perché è saltata la trattativa,
e se inserisce il Lione all'ultimo e gli fa un'offerta più alta, ma che cazzo te colpisce? Ma Romano c'ha 21 milioni di follower proprio perché una volta era lui a anticipare le ste robe. Può sbagliare, ma può sbagliare pure lui, è normale. Cazzo, è normale sbagliare. Posso nel mercato. Una cosa? Secondo me Romano si sta da già sugli allori. Secondo me Romano sa di essere intoccabile in questo momento, quindi c'ha più bisogno di lavorare, non si impegna più come prima, e quindi chiaramente non è più una persona che anticipa, appunto, non è più una persona che dà notizie, è una persona che dà conferme, e va bene, ha voluto fare quello. Prego, dai Ale, poi chiudiamo. Allora, lavorate su sti due nomi. Edward del Crystal Palace e Haller del Borussia Dortmund. Ma per chi? Per chi? Lavorate su questi due nomi. Ma Haller, figurati. Piace Haller, però in questo momento, diciamo, lavorate su Edward. Però piace anche Haller. Vabbè, grazie Ale. No. Ringraziamo anche Hassan. Hassan di Riyad. Ciao, Joste. Allora, ne facciamo come ieri noi, tanto, sì, no? Domande stasera. Quindi le domande le facciamo stasera, la ruota e il top donator lo facciamo stasera.